Buongiorno a tutti e benvenuti al secondo incontro informativo sui disturbi alimentari delle cliniche italiane di psicoterapia. L'incontro di oggi inizierà con un intervento della dottoressa Sandra Sassaroli, direttore sanitario del CIP. Proseguirà con una relazione fatta dalla dottoressa Martina Tramontano, psicoterapeuta del CIP. E andremo avanti poi con uno spazio dedicato alle domande verso la fine della presentazione. Quindi cosa faccio? Stop. Ringraziamo intanto per essere qui, così numerosi. Passo la parola alla dottoressa Sandra Sassaroli che ci racconta un po' come nasce l'idea del CIP Milano Navide, qual è il progetto. Questo centro, che si chiama Ambulatoriale Intensivo Pomeridiano, perché viene fatto nel pomeriggio, è nato proprio per metterci alla prova con questi pazienti in modo non esclusivamente ambulatoriale, quindi non soltanto con sedute. Ma perché? Come è costruito? Nella prima parte dell'intervento si aiutano le pazienti a prepararsi al cambiamento, in modo tale che, di entrare negli aspetti anche di modificazione dell'alimentazione pronte e motivate. Poi si passa alla seconda fase, in cui vengono inseriti dei pasti, due pasti, il pranzo e poi verrà spiegato anche dopo, ma anche una merenda. Ecco, noi vogliamo accompagnare queste pazienti a riprendere un'alimentazione regolare e con meno sofferenza e ansia per aiutarle a lasciare alle spalle una malattia brutta che consuma non soltanto il corpo, ma anche il futuro di queste giovani ragazze, se si prolunga per troppo tempo. Questo intervento ambulatoriale pomeridiano intensivo comprende, come ho già detto, due pasti e una merenda ed è stato disegnato per pazienti non ancora pronti al ricovero ospedaliero, oppure in lista d'attesa, oppure anche per pazienti che hanno fatto un ricovero e che hanno bisogno di un periodo di stabilizzazione prima di riabituarsi in modo più armonico alla loro vita in famiglia. L'equipe di Villa Garda, condotta dal dottor D'Allegrave e dalla dottoressa Calogi, rappresenta il primo gruppo italiano a fare ricerca efficace ed esplorativa sui disturbi dell'alimentazione. Questo qui è un gruppo con cui noi abbiamo rapporti da tantissimi anni. E perché abbiamo deciso di coinvolgerli in questo progetto? Perché noi vogliamo applicare l'unico protocollo efficace sui disturbi alimentari esistente al mondo, che è stato implementato dal professor Christopher Fairbairn, psichiatra e professore a Oxford, insieme all'equipe del dottor D'Allegrave, in modo corretto e supervisionato. Noi facciamo anche noi con l'equipe di D'Allegrave costantemente delle supervisioni, creando una collaborazione clinica e una volta stabilizzata l'equipe, abbiamo intenzione di portare la nostra riflessione sui disturbi dell'alimentazione dentro questo centro che è unicamente dedicato a questo tipo di pazienti. Il fatto che questi pazienti si curino meglio dentro un centro dedicato soltanto a loro è un dato di fatto nella ricerca internazionale, perché hanno qua dentro la dedizione e l'attenzione per poter poi ricominciare ad avere una vita più facile da vivere e senza questa grave sintomatologia. Una volta stabilizzati dottoressa Calù, a studi longitudinali su pazienti, introducendo elementi nuovi che sono il frutto del nostro ricerca, o togliendoli e vedendo come, ad esempio, introducendo elementi sulla guminazione, sul rimugino, sul controllo, vi sia un aumento nell'efficacia clinica, cosa che ancora non è stata testata. E in questo nostro centro applichiamo una
applicazione innovativa che si chiama Interapy, che monitora e semplifica l'ambiente in cui si parla di cliniche con i loro pazienti. E con questo io ho finito. Bene, ringraziamo la dottoressa Sassanoli per il suo intervento e adesso passo la parola alla dottoressa Tramontano, la psicoterapeuta del CIP, che oggi ci parla di bulimia nervosa. In particolare, quali sono i campanelli d'allarme e quali sono i trattamenti efficaci? Prego, dottoressa Tramontano. Grazie alla dottoressa Nocita. Prima di tutto, buongiorno a tutti e grazie per essere qui oggi con noi. Come anticipato, parlerò appunto della bulimia nervosa, cercando un po' di spiegare in maniera molto chiara e semplice cos'è, quali sono le caratteristiche, come si fa a riconoscere, quali sono i campanelli d'allarme, per poi passare più ai diversi tipi di intervento e al tipo di trattamento che possiamo fare. Volevo un po' introdurre l'argomento partendo dal titolo che abbiamo scelto per questo evento, che è ciò che mi nutre e mi distrugge. Il titolo in realtà viene da un documentario che è stato fatto dai registi De Laurentiis e Brunetti e che è stato interamente girato nel comprensorio di Santa Maria della Pietà, nell'unità operativa ospedaliera che si occupa dei disturbi alimentari a Roma. Nel documentario si intrecciano le storie di quattro pazienti che appunto soffrono di problemi alimentari, due delle quali di bulimia nervosa, e che raccontano un anno del loro percorso terapeutico. Quindi per la prima volta le telecamere entrano nel centro e entrano proprio a far parte in qualche modo delle sedute che avvengono tra le pazienti e il loro psicoterapeuta. Per la prima volta quindi la dimensione che di solito è privata e segreta della sofferenza emotiva di queste pazienti viene in qualche modo resa pubblica e quindi credo che fosse molto importante oggi segnalare questo documentario per chi non l'ha visto e per chi conosce poco sia di problemi alimentari che di bulimia nervosa, poterlo in qualche modo poi vederlo per entrare dal vivo un po' in contatto con questa patologia, vedendolo proprio dal punto di vista delle pazienti e della loro esperienza terapeutica. Un'altra cosa importante da sottolineare è il tema proprio della segretezza, che nel documentario viene resa pubblica, ma nella realtà clinica in realtà è qualcosa di molto privato, soprattutto connesso al disturbo alimentare della bulimia nervosa. Perché queste pazienti fanno di tutto per tenere segreto la loro problematica, perché si vergognano molto, si sentono molto in colpa per il tipo di comportamento che mettono in atto e questo ha portato proprio ad un problema di identificazione sia nel tipo di problema alimentare sia anche nella richiesta di terapia da parte di queste pazienti, che molto spesso arriva quando il disturbo già è esordito da parecchi anni. Altre motivazioni che portano a richiedere tardi la terapia è anche il fatto che molto spesso questi pazienti sentono di non meritare una terapia o pensano di poter risolverla da solo e sono anche bravi a nasconderlo, perché si tratta di pazienti principalmente normo peso e che quindi, diciamo, a differenza per esempio dell'anoressia nervosa, è molto più complesso notarlo dall'esterno, perché alcune volte riescono a mangiare anche normalmente insieme ad altre persone. Oltretutto per loro è difficile parlarne, perché molto spesso questo tipo di comportamento alimentare è un beneficio e serve per gestire delle emozioni problematiche, comunque delle situazioni per loro troppo difficoltose. Il problema della segretezza c'è stato anche per i ricercatori che hanno avuto appunto difficoltà ad identificare le persone che erano affette da questa problematica alimentare. Infatti, se andiamo un po' a guardare la storia della bulimia, il termine viene dal greco e significava fame di bue, lo rintracciamo già nei trattati medici che vanno dal 300 al 900.
In realtà era già stato usato anticamente con un altro significato, ossia come fame eccessiva dovuta ad un periodo prolungato di denutrizione. Però in epoca moderna la vera e propria si è iniziata a parlare di bulimia nervosa come diagnosi soltanto negli anni 60, con gli studi sulla bulimaressia che erano stati fatti tra le studentesse dei college americani. E poi solo nel 1979, grazie ad un articolo di Russell, c'è stata la prima formulazione della diagnosi di bulimia nervosa. Dal 1980 in poi si sono susseguiti tutta una serie di studi che hanno studiato l'incidenza e la prevalenza di questa problematica alimentare e hanno un po', diciamo, messo in evidenza la diffusione omogenea in tutti i paesi occidentali. Ma chi è che colpisce questo tipo di problematica? Dai dati che abbiamo dal centro di epidemiologia, la prevalenza in Italia della bulimia nervosa va dall'1 al 5%. E il Ministero della Salute mette in evidenza come ogni anno su 100.000 persone ci siano 12 nuovi casi di donne e 0,8 casi di maschi. Quindi sicuramente se valutiamo il genere è molto diffusa nel mondo femminile, però credo che sia importante comunque mettere in evidenza anche i pochi casi di maschi, perché essendo anche un po' culturalmente considerata una patologia femminile, molto spesso la richiesta di terapia, il problema dell'identificazione nei maschi è ancora maggiore, quindi anche i segnali d'allarme vengono identificati molto più tardi rispetto che nelle donne. L'età di esordio è più o meno simile a quella dell'anoressia nervosa, tra i 12 e i 25 anni, però in realtà il maggior picco si vede in età più tarda. E la distribuzione omogenea invece della bulimia nervosa tra le classi sociali è appunto omogenea. Ma come facciamo a capire se una persona soffre di bulimia nervosa? Secondo il DSM devono essere presenti contemporaneamente 5 caratteristiche. Prima di tutto delle abbuffate frequenti che devono essere caratterizzate da da una quantità di cibo molto elevata e dalla perdita di controllo. Poi il secondo aspetto molto importante sono i comportamenti di compenso che vengono utilizzate da questi pazienti per prevenire in qualche modo l'aumento di peso. La frequenza delle abbuffate deve essere maggiore di una volta a settimana per 3 mesi e questo è un po' un criterio che viene identificato per discriminare una vera e propria bulimia nervosa da quando le abbuffate possono venire in maniera molto saltuaria. Le persone che soffrono di bulimia nervosa devono valutarsi principalmente sulla base del peso e della forma del corpo, quindi ci deve essere molta importanza data alla dieta, ci deve essere molta paura di aumentare di peso e quando succede questi pazienti tendono infatti a deprimersi e molto spesso in realtà il motivo per cui richiedono la terapia è proprio il non voler aumentare di peso. Infine, non deve manifestarsi esclusivamente nel corso di episodi di anoressia nervosa. Questo criterio è stato introdotto perché in realtà anche le pazienti con anoressia nervosa possono avere delle abbuffate e delle condotte di compensazione. Però se la persona ha un sottopeso viene fatta diagnosi di anoressia nervosa, se invece la persona è in una situazione di normo peso, in quel caso verrà diagnosticata la bulimia nervosa. Prima di addentrarci, diciamo, nello spiegare gli aspetti caratterizzanti la bulimia nervosa, che sono appunto le abbuffate, i comportamenti di compenso, volevo mostrarvi un video che descrive un po' cosa succede durante un'abbuffata. Ciao.
Ciao. Siamo nella stessa scuola. Terza C, giusto? No. Seconda B. Vabbè, scusami. Facciamo un di traschermo, no? Che figura di merda! Mamma! Papà? Mi dispiace se qualcuno di voi non è riuscito a vedere il video. Comunque riguardava un po' un esempio di quello che può essere una puffata e delle diciamo caratteristiche principali che adesso vediamo insieme. Prima di tutto ritorno un po' il tema della segretezza di cui abbiamo già parlato all'inizio, perché di solito le abbuffate avvengono sempre in segreto, in solitudine, perché diciamo le pazienti si vergognano di diciamo del loro comportamento alimentare, provano disgusto e repulsione verso se stesse e quindi tendono ad utilizzare tutti gli stratagemmi per nascondere questo tipo di comportamento. Durante la buffata la velocità nell'assunzione del cibo è molto veloce, i pazienti ingurgitano tante quantità di cibo in poco tempo, quasi in maniera meccanica, a volte senza neanche masticarlo bene, infatti come possiamo anche vedere nel video tendono a bere molto durante la buffata un po' per favorire la discesa del cibo, un po' per arrivare prima ad avere la sensazione di essere gonfie e piene e un po' perché bere facilita chi poi utilizza un metodo di compensazione come il vomito. Durante la buffata c'è sempre la perdita di controllo, che è la caratteristica un po' discriminante tra quello che può essere un semplice mangiare in eccesso da una vera e propria buffata. La perdita di controllo può essere un po' diversa da persona a persona, cioè chi la sperimenta fin da subito, chi la sperimenta nel corso della buffata, e questa cosa però è una caratteristica che c'è sempre. Per quanto riguarda le sensazioni e le emozioni che provano, all'inizio possono essere anche di piacere, ma poi subito le sensazioni di piacere vengono in qualche modo sostituite da
questa sensazione di repulsione verso se stesse, di senso di colpa che stanno per quello che stanno facendo. Infatti, anche, e questi diciamo, sentimenti continuano anche dopo la buffata. Quando le pazienti si deprimono molto, si sentono un po' senza speranza perché non riescono a controllare quel loro comportamento, si sentono in colpa, hanno paura di aumentare di peso e quindi utilizzano a quel punto i metodi di compensazione. Per quanto riguarda la tipologia dei cibi utilizzati, di solito durante la buffata le pazienti mangiano quei cibi che loro considerano un po' tabù, un po' proibiti, i cibi che solitamente non mangiano o che comunque non fanno parte delle loro regole dietetiche e che quindi non possono mangiare. Adesso volevo un po' soffermarmi sui metodi di compensazione facendovi vedere nuovamente un video che speriamo riusciate a vedere tutti. Dicono di mettere Optimize Video. Scena 1 però, non questo. Mettete Optimize Video. Cerchi questo? Guarda come ti sei ridotta. Credi che non ci siamo accorti di niente? Sara? Sara, guardami. Abbiamo sbagliato. Dimmi, spiegami, fammi capire. Non andare a studiare. Dimmi. Spiegami. Fammi uscire. Dimmi qualcosa. Domani ti porto dalla psicologa. Io non vado a nessuna psicologa. Spero che la maggior parte di voi siano riusciti a vedere il video. Comunque, entrambi i video sono tratti dal film Mali di Miele, se poi avete comunque curiosità di vederlo. Nel video vediamo, diciamo, la metodologia di compenso che viene per la maggior parte utilizzata, che è quella del vomito. Vengono utilizzati molto spesso anche i lassativi, poche volte si utilizzano i diuretici e poi ci sono delle pazienti che invece di utilizzare dei comportamenti eliminativi come compenso utilizzano il digiuno o l'esercizio fisico eccessivo. Di solito si parla di digiuno convenzionalmente considerando
una non assunzione di cibo che deve essere maggiore alle 24 ore. Per esercizio fisico eccessivo invece intendiamo quell'esercizio che viene fatto in maniera un po' compulsiva, anche quando anche luoghi in situazioni non appropriate, che la paziente in qualche modo si sente obbligata a fare, e se non fa esercizio fisico ha molta paura dell'aumento di peso e si sente molto in colpa. Rispetto al video che abbiamo visto, ho ritenuto importante mettere in evidenza altri due spunti di riflessione. Prima di tutto l'ambivalenza di questi pazienti, che rispetto al trattamento è la norma, perché molto spesso accanto ai sentimenti di vergogna, di disgusto e diciamo di segretezza che sono legati un po' alla problematica, questi pazienti non lo vedono come un problema, ma vedono accanto alla situazione problematica, vedono la funzione positiva, e questo produce un po' l'ambivalenza sia rispetto al problema in sé sia rispetto al trattamento. E quindi è importante sia per i genitori sia per il terapeuta tenere conto dell'esistenza di questa ambivalenza. Infatti la prima parte della terapia di solito è proprio cercare di coinvolgere il paziente nel valutare questi comportamenti come problematici. Dall'altra parte nel video emerge anche la preoccupazione genitoriale quando viene in qualche modo a conoscenza, quando scopre il segreto, il comportamento alimentare che i figli in qualche modo possono attuare. E la domanda che molto spesso i genitori si fanno è di chi è la colpa, e spesso si colpevolizzano loro, ma si tratta di un atteggiamento che in realtà non lascia via al trovare la vera risoluzione su come aiutare i propri figli. E molto spesso in realtà il colpevolizzarsi non fa altro che aumentare le tensioni e diventa proprio un processo di mantenimento del problema alimentare, perché in realtà i genitori non hanno colpe, come non ce l'ha il paziente, perché il problema alimentare non dipende dalla volontà o lo ha deciso il paziente di avere. La letteratura scientifica cerca da tanto di capire effettivamente quali siano le cause che provano un problema alimentare, e quindi anche la bulimia nervosa. Le ipotesi più accreditate parlano di una multifattorialità, quindi un insieme di fattori biologici, sociali, psicologici, che insieme possono diventare fattori di rischio per lo sviluppo di un problema alimentare. Quindi sicuramente colpevolizzare il paziente o i genitori non ha senso e non è neanche la vera causa del problema. Stando un po' sulla preoccupazione genitoriale, essa di solito avviene soprattutto per le conseguenze fisiche che un problema come la bulimia nervosa può causare. Le conseguenze fisiche riguardano principalmente le conseguenze dei metodi di compensazione non salutari che vengono utilizzati dalle pazienti, quindi nel momento in cui si riesce in qualche modo ad eliminare questi comportamenti, anche la maggior parte dei problemi fisici causati si risolvono. Siccome la bulimia è caratterizzata da un partner alimentare che prevede l'alternanza di abbuffate, metodi di compensazione, dieta restrittiva, c'è questa costante fluttuazione del peso corporeo che, pur rimanendo un normo peso, può provocare dei danni a livello mestruale o anche riproduttivo della fertilità. Poi l'utilizzo del vomito come metodo di compensazione, se viene utilizzato molto spesso e per tanto tempo, può causare dei traumi nella cavità orale, come un danneggiamento ai denti, soprattutto per l'erosione dello smalto dentale, e anche dei danni alla gola, perché provoca delle lesioni della gola che nel tempo possono portare anche a delle infezioni e delle infiammazioni. Un'altra causa fisica del vomito è l'ingrossamento delle ghiandole del collo e sotto la mascella, che
in qualche modo, da un lato aumentano la produzione di saliva, dall'altro hanno anche la conseguenza di essere percepiti dalle pazienti come un aumento di peso e quindi in realtà mantengono il problema alimentare. Altre complicanze fisiche derivanti sempre dal metodo di compensazione del vomito sono dei danni alle mani, soprattutto per chi utilizza le dita per stimolarsi il vomito, oppure ci possono essere delle complicanze gastrointestinali, soprattutto dei danni all'esofago, che in alcune situazioni, se il problema permane per tanto tempo, può causare proprio delle vere e proprie lacerazioni dell'esofago. Poi c'è un'altra conseguenza molto importante, lo squilibrio elettrolitico, soprattutto la diminuzione del potassio, perché poi crea delle complicanze cardiache. È una conseguenza un po' dei metodi di compensazione, che possono essere vomito, lassativi, diuretici, e la disidratazione, che provoca debolezza muscolare e altre conseguenze. Al di là delle conseguenze fisiche, dal punto di vista psicologico, molto spesso accanto alla bulimia nervosa sono correlati questi altri aspetti. Sono un'immagine del proprio corpo distorta, continui sbalzi di umore, bassa autostima, sentimenti di inadeguatezza, un'immagine negativa, pervasiva di sé, uno stile di pensiero rigido del tutto nulla. Nel senso che, se lo pensiamo riferito proprio al comportamento alimentare, o non mangio e seguo quindi la mia dieta restrittiva, ma anche un semplice biscotto diventa tutto il pacco di biscotti, quindi non c'è una via di mezzo, ma c'è o tutto o nulla. Poi è molto presente spesso l'ansia, la depressione dell'umore, l'alternanza di questi due aspetti e forme di autolesionismo come il graffiarsi, il tagliarsi, oppure l'abuso di alcol e di droga. Per quanto riguarda le conseguenze invece sul funzionamento sociale e relazionale, un po' il tema della segretezza, del discorso verso se stessi e il focus dato al peso, al corpo, portano questi pazienti a ridurre i propri interessi, all'isolamento sociale, a dedicarsi molto spesso solo ad attività solitarie che richiedono però il consumo di energia, sempre con l'idea di non aumentare di peso. Ovviamente il tema della segretezza e il comportamento alimentare portano comunque delle difficoltà nella relazione di coppia, difficoltà di concentrazione. Alcune volte, accanto al voler avere un controllo sull'alimentazione, c'è anche un perfezionismo più indirizzato verso l'impegno scolastico e lavorativo. E quindi c'è un obiettivo di alti standard, sia da un punto di vista dell'alimentazione, sia da un punto di vista, della performance. Quali possono essere, un po' riassumendo, i campanelli di allarme che ci permettono di capire quando una persona può essere affetta o ha un esordio di bulimia nervosa? Sicuramente il cambiamento delle abitudini alimentari, quindi per esempio se improvvisamente vogliono fare una dieta molto ristretta, se improvvisamente emergono l'idea di avere delle intolleranze che quindi le porta ad eliminare tutta una serie di cibi, se iniziano a prediligere cibi e ad avere molti cibi tabù, oppure iniziano un po' ad avere la fissa dell'alimentazione sana, dell'essere vegana, questi possono essere dei campanelli di allarme, o anche quando dicono spesso che mangiano fuori, che mangiano da amici, invece poi saltano i pasti. Un altro campanello d'allarme è il ritiro sociale soprattutto da tutti quegli eventi che in un certo senso coinvolgono il cibo. E anche come ritiro sociale un campanello d'allarme può essere la perdita di interesse per attività che invece prima erano piacevoli. Un altro campanello d'allarme è l'esercizio fisico eccessivo, di cui abbiamo già un po' discusso, che riguarda proprio quell'esercizio fisico fatto anche in condizioni non adeguate o che viene proprio vissuto dalla persona come un obbligo.
Quindi non si sente libera se un giorno non ha voglia o se ci sono altri impegni da fare di poter non farlo. Un altro campanello d'allarme può essere un cambio nello stile d'abbigliamento, quindi improvvisamente possono iniziare a utilizzare vestiti larghi o ad utilizzare vestiti che comunque nascondono le folle, le forme del corpo. È sempre presente appunto l'insoddisfazione eccessiva del corpo, un'immagine pervasiva di avere un corpo negativo e di provare repulsione nei confronti del proprio corpo. Altri due campanelli d'allarme proprio specifici per la bulimia nervosa sono la scomparsa di grandi quantità di cibo dagli scaffali di casa, ma molto spesso anche l'accumulo di tanto cibo in camera o in posti nascosti nell'armadio, proprio perché le abbuffate, come già abbiamo detto, sono tenute segrete. E ovviamente un altro campanello d'allarme sono le frequenti visite al bagno dopo i pasti, che vengono utilizzati proprio come metodo di compensazione. Questo è un po' il quadro generale su che cos'è la bulimia nervosa, le caratteristiche e come riconoscerla. Adesso passiamo un po' a quali sono i diversi tipi di intervento, iniziando proprio a descrivere i 5 livelli di intervento che in Italia prevede il Ministero della Salute. Allora, il primo livello è quello del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta a seconda, diciamo, dell'età. È un punto molto importante perché è il medico di medicina generale deve essere molto bravo a riconoscere i segnali, perché spesso il primo tentativo di chiedere aiuto, soprattutto da parte delle famiglie, è quello del medico di base, che le famiglie cominciano a vedere che c'è qualcosa che non va, cominciano a preoccuparsi e quindi si rivolgono al medico di base, che deve essere quindi bravo nell'identificazione precoce nei casi, nel capire la gravità e nell'indirizzare la persona verso il tipo di trattamento più adeguato. Il secondo livello è la terapia ambulatoriale specifica, dove il paziente intraprende un percorso che può essere sia nel privato che in ospedale, va nel centro, nell'ospedale, fa le sue visite con lo psicoterapeuta, il medico, lo psichiatra, a seconda comunque della gravità e delle problematiche connesse al disturbo, però continua a fare la sua vita nel frattempo. Il livello, man mano che aumentano di livello, ovviamente si intensifica il tipo di cura, perché nel terzo livello abbiamo la terapia ambulatoriale intensiva o centro diurno, dove la persona evidentemente da sola non è riuscita in qualche modo a compensare alle proprie difficoltà e quindi ha bisogno, sia per ragioni di gravità fisica che per ragioni di gravità psicopatologica, di un aiuto in più. E nell'ambito della terapia ambulatoriale intensiva le persone passano la maggior parte della giornata presso il centro, l'ambulatorio, l'ospedale dove vengono curate e vengono soprattutto assistite per la questione dei pasti. Però poi tornano comunque a casa loro e possono mantenere una parte delle loro attività. Nel quarto livello, invece, la riabilitazione intensiva residenziale e psichiatrica, le persone vengono in un certo senso indirizzate stabilmente in una residenza dove vengono assistite per tutto il corso della giornata, sia nei pasti sia nelle altre attività. Quindi in un certo punto devono mettere un po' in stand-by la propria vita. Il quinto livello, che nel caso della bulimia nervosa è molto meno probabile, riguarda i ricoveri ordinari di emergenza, che di solito vengono utilizzati quando ci sono delle gravi conseguenze fisiche, quindi c'è bisogno appunto del ricovero di emergenza. Adesso passerei la parola alla dottoressa Nucita, che ci spiega un po' più nel dettaglio il trattamento dal punto di vista più del CIP,
proprio facendo riferimento a questi livelli. Sì, grazie dottoressa Tramontano. Allora, l'offerta clinica del CIP rispetto a questa mappa si colloca al secondo e al terzo livello di assistenza. E infatti include un programma ambulatoriale intensivo e un programma di cura ambulatoriale. Entrambi i programmi vengono svolti seguendo un principio di, diciamo, di individualizzazione, per cui il trattamento viene cucito sulle esigenze del singolo paziente e si segue sempre un approccio di tipo cooperativo. All'interno del programma di cura ambulatoriale sono inclusi la riabilitazione nutrizionale, il trattamento psicoterapico e la gestione medico-psichiatrica. Mentre all'interno del programma ambulatoriale intensivo, accanto alla riabilitazione nutrizionale, alla psicoterapia e alla gestione medico-psichiatrica, si abbinano anche i pasti assistiti. Per cui il paziente si trova all'interno della struttura e consuma i pasti con l'assistenza di una dietista e di una psicologa. Quindi nel primo caso, nel programma di cura ambulatoriale, la frequenza in struttura è di 1 a 2 volte a settimana, mentre nel secondo caso, nel programma intensivo, una frequenza giornaliera. Quindi questo è un po'... ecco, l'offerta clinica che si colloca al secondo e terzo livello di assistenza rispetto a questa mappa che ci ha presentato la dottoressa Tramontano. Prego Martina. Allora, adesso dopo aver visto appunto in generale i livelli di intervento, passiamo più al trattamento nello specifico. E appunto le linee di trattamento indicate dalle NICE, che è l'Istituto Nazionale per la Cura e per la Salute di Eccellenza, consiglia per il trattamento della bulimia nervosa per gli adulti la GSH, che è una terapia di autoaiuto basata sull'un orientamento cognitivo-comportamentale, e se efficace la CBTE, la terapia cognitivo-comportamentale migliorata, che è quella che appunto utilizziamo nel centro. Mentre per gli adolescenti il trattamento indicato è quello della family therapy, però anche questo, se inefficace, viene utilizzato la CBTE. Prima di entrare nello specifico appunto della CBTE per la bulimia nervosa, che è il tipo di trattamento utilizzato qui, dobbiamo però un po' cambiare il punto di vista rispetto a come ci approcciamo e vediamo la bulimia nervosa in generale, i disturbi alimentari, e quindi fare una breve introduzione teorica della prospettiva transdiagnostica, che è la prospettiva su cui si basa la terapia cognitivo-comportamentale migliorata. La prospettiva transdiagnostica è stata sviluppata dal Centro Credo dell'Università di Oxford e nello specifico da Fairbairn, Cooper e Safran. Nella realtà clinica con i pazienti avevano notato che in realtà le singole categorie diagnostiche di anoressia nervosa, di bulimia nervosa, di disturbo dell'alimentazione incontrollata e altri disturbi dell'alimentazione avevano in qualche modo tutte le stesse caratteristiche, o comunque gran parte delle caratteristiche comuni, e soprattutto nella realtà clinica e nel trattamento con i pazienti diventava un po' problematica la separazione diagnostica tra queste categorie. Facciamo un esempio. Per esempio, una persona con un BMI leggermente, diciamo, con un indice di massa corporea leggermente in sottopeso, che presentava abbuffate con condotte di compensazione, veniva diagnosticata come anoressia nervosa, però nel momento in cui recuperava un chilo e non aveva più quindi una situazione di sottopeso, diventava una diagnosi di bulimia nervosa. Un altro esempio è, per esempio, una persona
che presentava delle abbuffate senza condotti di compensazione e non restringendo tanto l'alimentazione, in quel caso veniva data diagnosi di disturbo d'alimentazione incontrollata. Se invece ad un certo punto restringeva di più la sua alimentazione, diventava una diagnosi di bulimia nervosa. Questo ci mostra, ed è quello che è stato notato appunto dal centro credo, che in realtà c'è una migrazione tra le diverse categorie di disturbi alimentari e che quindi forse era più semplice e molto più utile da un punto di vista clinico rimetterli tutti insieme in un'unica categoria diagnostica. E questa è proprio l'idea della prospettiva transdiagnostica, dove quindi la terapia di disturbi dell'alimentazione non si basa su dei singoli diagnosi dati dal DSM, ma su dei meccanismi di mantenimento comune di cui il principale, che è presente in tutti i disturbi dell'alimentazione, è l'eccessiva valutazione del peso, della forma del corpo e del loro controllo, e poi da questo si va a lavorare su tutte le caratteristiche cliniche che ne derivano. Quindi il trattamento è unico per i disturbi dell'alimentazione e viene personalizzato sulla base dei meccanismi di mantenimento che entrano in atto e non tanto sulla base della diagnosi. Ritornando quindi alla CBTE e tenendo presente questo nuovo punto di vista teorico, l'obiettivo principale della terapia è quello di fare in modo che le persone, le pazienti affette da qualsiasi tipo di problema alimentare sviluppino uno schema di autovalutazione di sé che non dipende dal peso e dalla forma del corpo e dal loro controllo. Qui ho messo in evidenza due grafici a torta. Un grafico a torta riguarda una persona che non ha un problema alimentare e quindi, come vediamo, la sua vita, il valore di sé dipenderà da tanti fattori che possono essere, in cui è compreso anche il peso, la forma del corpo, però c'è la scuola, la famiglia, lo sport, la musica, gli amici, la pittura e altri hobby. Invece, nel grafico a torta di una persona con un problema alimentare, tutto il valore di sé dipende dal peso, dalla forma del corpo e dell'alimentazione. Quindi l'obiettivo è fare in modo che questa fetta di torta si riduca e che, diciamo, il grafico a torta diventi più somigliante con quello di una persona che non ha un problema alimentare. Per far ciò, la prima cosa che di solito facciamo è quella di creare insieme al paziente una formulazione personalizzata dei meccanismi che fanno parte del problema che lui ci porta. Io in questo caso ho condiviso con voi la formulazione dei meccanismi che tipicamente fanno parte della bulimia nervosa, però in realtà nella clinica con i pazienti questo tipo di formulazione viene fatto con il paziente sulla base di quello che lui ci porta e cercando anche un po' di utilizzare le sue parole. La formulazione personalizzata è quindi una sorta di diagramma che ci mostra qual è il meccanismo centrale, che come abbiamo detto solitamente l'eccessiva valutazione del peso, della forma del corpo e del controllo, e tutti i processi di mantenimento che in maniera interattiva creano dei circoli viziosi che mantengono tutto il disturbo. Condividere questa formulazione con il paziente e con le parole del paziente ci permette prima di tutto di fare in modo che il paziente si renda conto da dove derivano le sue difficoltà, da che cosa sono causate e che si possa in un certo senso distanziare da quelle che sono le sue problematiche comprendendole meglio. E il distanziamento gli permette anche in qualche modo di diventare più esperto e di sentirsi anche un po' in controllo, perché riesce a darsi delle spiegazioni del perché certe cose sono difficili da cambiare e anche del perché
si siano sviluppate. E, solitamente insieme ai pazienti partiamo sempre dall'inserire nel diagramma quello che per loro è più problematico. Le pazienti con bulimia nervosa solitamente partono dalla abbuffata perché è quello che loro considerano più problematica e si vede insieme come la abbuffata sia solitamente causata da due meccanismi che riguardano un po' se pensiamo alla formulazione, un po' il blocco della dieta ferrea e dei comportamenti di controllo e un po' quello delle emozioni e degli eventi. Infatti la buffata viene innescata o dal fatto che la paziente ha delle regole dietetiche estreme e rigide. Estreme vuol dire che sono tanti di numero e quindi sono anche difficili da rispettare e quindi è molto facile romperle quando ci si distrae oppure quando appunto si hanno delle emozioni negative o ci sono delle emozioni o ci sono degli eventi negativi, delle difficoltà del personale, quindi diventa molto difficile rompere. La rottura, appunto perché come abbiamo detto c'è anche un tipo di ragionamento del tutto nulla, fa in modo che, siccome queste regole, oltre a essere estreme, sono rigide, alla minima deviazione, alla minima rottura, c'è la perdita di controllo e quindi si innesca la buffata. Un altro meccanismo è quello di digiunare e saltare i pasti. Nel momento in cui c'è una deprivazione, ovviamente, proprio da un punto di vista biologico, ci sarà un aumento della fame, che ovviamente mette maggiormente in moto l'innesco della buffata con tutte le conseguenze. Quindi con le varie frecce insieme alla paziente vediamo come la buffata appunto si collega alla dieta ferra, agli eventi, cambiamenti emotivi associati e sempre un po' all'eccessiva valutazione del peso e della forma del corpo. Di solito le pazienti come problema portano anche i comportamenti di compenso che loro diciamo spiegano come un modo per compensare la buffata, ma in realtà mostriamo e condividiamo con loro che i comportamenti di compenso in realtà mantengono la buffata. Perché sapendo di poter in qualche modo eliminare le calorie assunte, loro tendono ad avere meno controllo e ad abbuffare molto di più, con l'idea che tanto poi quelle calorie verranno in qualche modo compensate. Anche se poi nella realtà non è così, perché i metodi di compensazione come il vomito, i diuretici, i lassativi non permettono comunque di eliminare la maggior parte delle calorie. Quindi una volta creato questa formulazione personalizzata con la paziente, diventa in qualche modo la cartina che noi seguiremo per tutto il trattamento e che ci permette di vedere quali sono gli elementi su cui lavorare, in che modo e di modificarlo poi nel corso del tempo sulla base di quello che è stato fatto e quello che si deve ancora fare. Però il primo punto è che la paziente sia d'accordo nel eliminare tutti i processi di mantenimento del disturbo, che molto spesso l'idea delle pazienti è quella di ok, eliminiamo la buffata e i comportamenti di compenso, però poi voglio tenere la dieta ferra perché voglio mantenere un certo peso e non voglio aumentare. Sì, si deve un po' arrivare all'obiettivo con la paziente di capire tutti i processi di mantenimento e capire che se non si eliminano tutti, il problema alimentare ritornerà e quindi ritorneranno anche le abbuffate e i comportamenti di compenso. E anche far vedere che in realtà senza abbuffate e comportamenti di compenso, ma con un'alimentazione libera, le pazienti riescono comunque a mantenere il loro peso. Al di là di questi diciamo meccanismi che fanno parte del problema alimentare in sé, è stato visto che molto spesso, un po' riprendendo i correlati psicologici che abbiamo visto all'inizio, ci sono altri meccanismi di mantenimento che sono esterni ma che possono comunque andare ad influenzare e a mantenere il problema alimentare.
Tra questi c'è il perfezionismo clinico, che è un po' quello che abbiamo visto appunto nei correlati psicologici, che è l'eccessivo impegno nel raggiungere degli standard che siano scolastici e lavorativi. Quindi il perfezionismo clinico mantiene il disturbo dell'alimentazione perché l'impegno nel raggiungere la perfezione, oltre che in standard scolastici e lavorativi, viene in qualche modo proiettato anche sul controllo dell'alimentazione e quindi rende difficile maggiormente il trattamento. La bassa autostima nucleare è questa sensazione pervasiva, negativa di sé, al di là di quello che può succedere nel contesto. E questo meccanismo in qualche modo mantiene il problema alimentare perché la persona si sentirà un po' senza speranze, quindi penserà di non poter cambiare, che per lei non ci sia speranza, e questo influisce sull'aderenza al trattamento. E poi il fatto di sentirsi così negativa, di avere un'autostima così bassa, la porta a cercare, per compensare, di raggiungere il successo in determinati ambiti. Uno di questi può essere appunto il peso e la forma del corpo. Le difficoltà interpersonali invece riguardano tutte quelle situazioni, tensioni familiari, situazioni interpersonali difficoltose che ci possono essere nell'ambiente lavorativo, scolastico o dei pari, che da un lato possono intensificare da un punto di vista proprio di idee culturali le preoccupazioni per il peso e per la forma del corpo, dall'altro creano delle tensioni nella persona che ha la sensazione di perdere il controllo e quindi sposta la perdita di controllo sul controllo del cibo. Infine c'è l'intolleranza alle emozioni che caratterizza quelle persone che sono maggiormente sensibili alle emozioni e hanno più difficoltà in qualche modo a regolarle e utilizzano però per regolarle dei comportamenti disfunzionali che possono essere l'abuso di droghe, l'abuso di alcol, l'autolesionismo, ma anche il controllo alimentare oppure le abbuffate. Quindi al di là dei meccanismi di mantenimento del problema alimentare, bisogna tener conto nella terapia dell'esistenza anche di meccanismi esterni che, se li rintracciamo nel paziente, vengono inseriti nella formulazione in modo che poi possono essere un punto su cui lavorare nel corso della terapia. Nella terapia CBTE il ruolo del paziente è sempre attivo. Attivo sia durante le sedute che fuori le sedute, perché è una terapia individualizzata e molto personalizzata che lavora con il paziente come se fosse una squadra. Infatti l'approccio è molto collaborativo, quindi tutte le cose su cui lavorare o le cose che si chiedono al paziente sono sempre concordate. Noi non chiediamo mai al paziente qualcosa che lui non si sente in grado di fare, però chiediamo appunto che dia la priorità al trattamento, è un po' questo il patto da rispettare, e che si impegni soprattutto nel lavoro tra le sedute, perché è quello il momento in cui avvengono i veri cambiamenti. Per quanto riguarda invece il ruolo dei genitori, non è previsto un vero e proprio trattamento per i genitori, ma i genitori vengono considerati sicuramente una risorsa supportiva per il trattamento del paziente individuale. Nel caso di pazienti adulti vengono coinvolti i genitori, quindi se lo si ritiene utile, se il paziente dà il suo consenso, proprio perché pensiamo che possono essere una risorsa che possa aiutare il paziente a viversi il trattamento con meno difficoltà. Negli adolescenti i genitori sono sempre coinvolti, però comunque come supporto al trattamento individuale. Quindi in realtà in termini concreti di solito viene fatta una seduta iniziale solo con i genitori, dove gli si spiega come si svolgerà il trattamento, le tecniche utilizzate e tendenzialmente cosa prevede il percorso. Nel corso del trattamento invece i genitori verranno coinvolti a fine seduta, sempre con il paziente, proprio per spiegare loro come possono essere d'aiuto per il trattamento
del proprio figlio o figlia. Al di là dei genitori, diciamo, molto spesso può capitare che anche altre figure significative che hanno a che fare con persone con problemi alimentari, e in questo caso nello specifico con bulimia nervosa, possono in qualche modo trovarsi in difficoltà. Penso a, non so, amici, non so, insegnanti, partner, mariti, che molto spesso si trovano a che fare con le persone con questo disturbo, hanno tanti interrogativi, tanti dubbi e non sanno come supportarli. A questo proposito passo di nuovo la parola alla collega Nocita, in modo che può spiegarci più nel dettaglio un'iniziativa che è stata fatta proprio per questo dal CIP. Sì, grazie Martina. Allora, l'iniziativa che potete vedere così rappresentata in questa slide nasce proprio da una necessità emergente in questo periodo, quella di affiancare un proprio caro affetto da un disturbo alimentare proprio in un periodo in cui c'è una maggiore condivisione di tempo, una maggiore condivisione di spazio. Quindi è da qui, da questa osservazione, che nasce un gruppo di supporto che è rivolto a genitori, partner, amici, ma anche ad allenatori o insegnanti, quindi a tutti coloro che affiancano una persona con una problematica alimentare, fondamentalmente per raggiungere due obiettivi. Innanzitutto fornire delle strategie efficaci di gestione della problematica alimentare. Quindi in questo periodo, così come insomma forse anche accentuato in questo periodo, la problematica di gestire il rifiuto del pasto piuttosto che gestire il momento post abbuffata o altre problematiche strettamente connesse al disturbo alimentare. E dall'altra parte un altro obiettivo che ci poniamo è quello di fornire un supporto psicologico per gestire anche le problematiche relazionali, perché chiaramente con una maggiore condivisione di tempi e di spazi si sono anche intensificate questo tipo di difficoltà, le difficoltà sul piano interpersonale. Quindi parte questo gruppo che condurrò io, avrà una cadenza quindicinale, quindi sarà costituito da 4 incontri, e per poter partecipare è necessaria un'iscrizione che potete trovare sia all'interno della nostra pagina Facebook e anche all'interno del nostro sito CIP. Quindi vi aspettiamo numerosi. Ringrazio Rosaria e concludo un po' questo intervento. Prima di tutto spiegando un po' quando intensifichiamo il trattamento, facendo un po' di riferimento sia ai livelli di intervento visti precedentemente sia alla terapia CBT. Il trattamento viene intensificato quando c'è un peggioramento delle condizioni fisiche, perché comunque le condizioni di salute, quando abbiamo a che fare con questi, con i problemi alimentari, dobbiamo sempre tenerle presenti, oppure quando il paziente non risponde al trattamento ambulatoriale. Quindi il paziente tra le sedute non è in grado da solo di riuscire ad ottenere i cambiamenti condivisi, e quindi in quel caso utilizziamo un trattamento di tipo più intensivo che riguarda soprattutto nel caso del nostro centro l'assistenza ai pasti e un po' di tempo condiviso con l'aiuto di educatrici, psicologhe e dietiste, proprio per fare in modo che si ottengano i cambiamenti condivisi. Per quanto riguarda invece la prognosi, ritornando un po' alla bulimia nervosa, il tasso di successo dei pazienti trattati è molto positivo, perché dei pazienti trattati il successo c'è nel 50-70% dei casi nel breve periodo e nel 30-50% nel lungo periodo.
Quindi la maggior parte, possiamo dire che la maggior parte delle persone trattate riesce a superare il problema alimentare e ovviamente la prognosi è migliore se il trattamento viene fatto all'esordio o comunque il primo possibile da quando emerge il problema dell'alimentazione. Adesso passo la parola, diciamo, a voi, che siete, diciamo, liberi di poter farci delle domande in modo da poter in qualche modo far diventare il webinar più interattivo e rispondere un po' ai dubbi o interrogativi che avete. Ok, Martina. Ci siamo adesso anche io e la Sassaroli. Leggo alcune domande che sono arrivate durante la presentazione e poi andiamo in ordine cronologico. Allora, abbiamo Martina che ci chiede come ci si rende conto che le abbuffate sono dovute a un disturbo di bulimia nervosa e non a uno sfogo di un disturbo borderline. Al di là dei test, mi immagino al di là della diagnosi. Allora, vuoi rispondere te, Rosaria, o rispondo io? Vai tu, prego. Beh, diciamo che un disturbo bulimico pulito non è in comorbidità con un disturbo borderline, quindi sono pazienti che sostanzialmente sono dominate dall'ansia o da pensieri depressivi. Un disturbo borderline, alcune pazienti sono in comorbidità con un disturbo borderline, ma la letteratura internazionale suggerisce di trattare il problema alimentare indipendentemente dal disturbo di personalità. Quindi si tratta il problema alimentare, ma e poi in seguito o in contemporanea si lavora anche sul disturbo di personalità. Ma l'intervento sul disturbo alimentare è quello che finora abbiamo spiegato. Okay. C'è una domanda sulla situazione attuale. Veronica ci chiede come ritenete che questa condizione di isolamento relazionale abbia influito sulla slatentizzazione di situazioni che presentavano già fattori di rischio, credo implicito per un disturbo alimentare. Sì, io non credo che questa fase Covid mi abbia dato degli esordi. Io credo che ci siano state delle ragazze che soffrivano e che in una condizione di mancate distrazioni o in una situazione familiare complicata abbiano avuto un aumento della sofferenza, però non credo che sia ciò che ha creato la malattia. Ecco, il tempo c'era già. Ecco. Mi trovo d'accordo anch'io, infatti in questo periodo i primi colloqui che abbiamo svolto, quindi le nuove prese in carico, in realtà non sono state delle prese in carico di esordi slatentizzati in questa condizione, no? Ma appunto semmai ci sono arrivati comunque degli invii di problematiche alimentari che si sono accentuate in questo periodo. Sì. Qui vedo una domanda, la correlazione tra la bulimia e il sistema di attaccamento. Secondo me, detto così, è difficile rispondere, nel senso che, perché vuol dire, è come se noi dicessimo che dessimo ai genitori e a questo tipo di famiglia un'esagerata quantità di responsabilità. Ci sono delle ragazze che nascono con una vulnerabilità all'ansia, con la tendenza a essere perfezioniste, con un po' di paura a uscire nel mondo, e quindi questo tipo di ragazze può capitare che una situazione familiare caotica oppure troppo severa o con troppi alti standard, ma troviamo a volte anche situazioni in cui le famiglie hanno solo bisogno di qualche consiglio per mettere, cioè ci sono delle famiglie che soffrono molto con dei genitori sofferenti, così, ma ci sono anche delle famiglie di persone non così sofferenti, con ragazze invece molto sofferenti. Quindi è un po' faticoso per noi buttare tutto al sistema d'attaccamento. Non c'è una correlazione
tra il sistema d'attaccamento e la psicopatologia. Non è stata mai trovata. È come se ci fosse un insieme di concause complesso tra cui la vulnerabilità individuale, la genetica, gli incontri della vita, il compagnetto che bullizzava in quarta elementare. Cioè, non buttiamo sempre l'occhio soltanto sulla famiglia. Certo, quello che è importante è un po' l'ha presentato anche Martina, no? E comunque coinvolgere i genitori come risorsa, perché senz'altro se vengono forniti loro delle strategie, un aiuto efficace, possono fare un po' la differenza, no? Nel trattamento, e quindi giocare un ruolo importante, ma certamente non è una causa. Esatto. Qui c'è anche una domanda interessante di Giulia Guerra. Quando una paziente con disturbo alimentare accede presso lo studio privato, quando è utile fare un invio presso un centro specializzato o un ambulatorio? Allora, questo è interessante perché, ad esempio, per i disturbi, volete rispondere voi? Martina, vuoi rispondere te? Non voglio rubarvi tutto lo spazio. No, ma è stato un po' ciascuno. Martina? Rispondo io? Ok. Sì. Come capire qual è il livello di intervento? Questa è un po' la domanda. Allora, diciamo come noi ci approcciamo a questa cosa e che solitamente teniamo sempre presente la salute fisica. Quindi bisogna sempre valutare se c'è una gravità fisica oppure no, perché se c'è una gravità di salute fisica, in quel caso c'è bisogno per forza di un intervento un po' più intensivo o di ricovero. Se non ci sono complicanze fisiche, di solito proviamo sempre con i pazienti il trattamento ambulatoriale per vedere se da soli hanno le risorse e ce la fanno ad ottenere un cambiamento. Se provando con il trattamento ambulatoriale vediamo che il paziente non riesce ad ottenere dei cambiamenti, in quel caso intensifichiamo la cura. Sono queste un po' le diverse criteri che noi utilizziamo per decidere qual è il tipo di trattamento più idoneo. Esatto. Constatate una transgenerazionalità? No, constatiamo che e c'è anche letteratura su questo, Alessandra, che una madre con una grave anoressia, una grave bulimia, in generale semplicemente insegna dei comportamenti e delle ansie, essendo una persona molto sofferente, anche alla figlia o alle figlie. Ecco. È pieno di domande, non so se riusciamo a stare dietro. Vediamo, nel caso le salviamo e vi rispondiamo tramite email, perché ci teniamo comunque a darvi una risposta. Sì. Simona Buffolino, secondo voi quanto è importante che la famiglia partecipi in parallelo a una terapia familiare? Allora, l'intervento familiare è l'intervento che in letteratura internazionale, se funziona, va bene per gli adolescenti. Se non funziona, si mandano alla terapia cognitivo-comportamentale. Nel protocollo CBTE non c'è un vero e proprio intervento familiare non è pensato però un intervento familiare, ma si consulta la famiglia e la famiglia viene costantemente aggiornata su come sta andando la cura, così come l'ho scritto anche prima, l'inviante. Se noi abbiamo un clinico, un medico, uno psicoanalista, uno psicoterapista familiare che ritiene che la sua paziente o il suo paziente abbia bisogno di un ambulatoriale intensivo perché non si muove in terapia sugli aspetti, come dice Martina, di disturbo dell'alimentazione, questo terapista, questo medico, questo psichiatra viene costantemente aggiornato dalle CIC, credo settimanalmente. Ogni 15 giorni. Quindicinalmente arriverà una mail in cui si raccontano i progressi che la paziente fa, in modo tale che finito l'intervento possa riprendere il rapporto con la sua paziente. Sì, c'è questa scheda proprio di monitoraggio che viene inviata al professionista, appunto inviante, dove viene aggiornato su tre aree: l'area psicologica, l'area medica e l'area nutrizionale.
C'è qualcuno che ci chiede se oltre allo psicoterapeuta noi abbiamo altre figure professionali. Quindi sì, la risposta è sì, noi siamo un'equipe multidisciplinare, abbiamo lo psichiatra, le psicoterapeute, le dietiste, le psicologhe che si occupano dell'assistenza al pasto e al tempo libero. Qui è interessante la domanda di Maria Macri, che per mantenere l'alleanza non bisogna andare a disputare con troppa potenza gli aspetti bianco-nero, cioè il pensiero dicotomico. Guardate che una terapia con questi pazienti che spesso non sono molto motivate, perché è questa soluzione del disturbo in realtà ha risolto in un certo momento di crisi un problema emotivo, come giustamente diceva Martina, ci sono dei momenti in cui bisogna rafforzare l'alleanza, ci sono dei momenti in cui dobbiamo convincere la paziente a fidarsi di noi e a mettersi a cambiare, quindi ci sono anche dei momenti di confronto, perché con questo tipo di pazienti, dove 30 anni fa l'unico si tenevano delle alleanze meravigliose ma non si interveniva mai sull'aspetto alimentare, si è visto che era estremamente preoccupante e grave dal punto di vista della cronicizzazione. E queste pazienti meno diventano croniche, meglio è. Cioè più si allunga la malattia e più diventa preoccupante per uscirne, per le sue prospettive di uscirne. Ok, ci sono ancora tante domande. Sì, cioè, che priorità ha nella terapia il trattamento dell'ansia? La bulimia o l'anoressia hanno dentro ansia e depressione, quindi è chiaro che l'intervento implica il trattamento su queste due emozioni che quando sono esagerate sono dolenti. Sì. Come lavorare nelle situazioni in cui c'è grande resistenza? Questo è il problema di questi pazienti, l'egosintonia, e quindi quello che fanno le nostre terapeute del centro è che passano i primi 3 mesi a portare la paziente da una situazione resistenziale a una situazione o voglia di mettere mano all'ambulatoriale intensivo e cominciare ad attaccare la mia malattia. Certo, quello che notiamo può essere molto vincente è proprio l'approccio cooperativo, cioè noi non obblighiamo il paziente a decidere di cambiare e non obblighiamo che avvenga questa decisione in un certo momento. È vero che c'è un primo passo del protocollo che si svolge nell'arco di circa 8 sedute, rimane che comunque poi va rivalutata la situazione in modo tale da capire a che punto è il paziente, la paziente, in termini proprio di motivazione al cambiamento, quanto è pronto, quanto non è pronto. Ecco, quello che mi sento di stressare è che l'arma vincente è proprio l'approccio cooperativo, il fatto di non costringere i nostri pazienti a cambiare e a stabilire per loro noi quando è il momento che bisognerà cambiare. Esatto, qui ci sono 2 domande a cui mi piacerebbe rispondere. Uno, il rapporto tra bulimia e ortoressia. L'ortoressia è un sintomo, come il vomito. Spesso molte bulimiche fanno anche 3 ore di ginnastica al giorno, quindi è chiaro che le nostre cliniche devono affrontare questo problema. Poi c'è una domanda sulla mindfulness. Ecco, l'unico intervento efficace per queste pazienti è la CBTE. Mi dispiace dirlo, la mindfulness non ha alcuna prova di efficacia, così come l'EMDR non ha alcuna prova di efficacia, e quando ci saranno prove di efficacia per questi trattamenti, noi ovviamente ce ne occuperemo e li integreremo nel nostro progetto clinico. C'è una gamma di pazienti in cui il trattamento non dà risultati? Certo, l'efficacia è del 50-70. C'è una gamma di pazienti in cui che sono le persone che non riescono a mettersi nella condizione di fidarsi dei loro clinici al punto tale di confrontarsi con il disturbo alimentare. E quindi sì, c'è un pezzo di queste pazienti che fanno fatica a mettersi in movimento. Sì, c'è anche una domanda da parte di Elena che chiede come trattate le donne con bulimia cronica, quindi per esempio con una storia clinica molto lunga di 20 anni.
Alla stessa maniera, cioè il protocollo, applicando lo stesso protocollo, probabilmente insomma, nella raccolta dell'anamnesi, nella raccolta di quelli che sono stati i trattamenti precedenti, potremmo scoprire che questo tipo di trattamento innovativo, potremmo dire innovativo, magari non era stato ancora proposto a questi pazienti. Vorrei rispondere a questa domanda interessante di Comai, no? È interessante perché nel mondo della psicoterapia, nel nostro mondo psico, noi abbiamo un terrore della fedeltà al modello, perché diciamo no, è standardizzato, non è personalizzato. Ci sono, i protocolli sono noiosamente standardizzati. Questo non vuol dire che queste nostre terapiste non sappiano stare insieme alle loro pazienti, non sappiano lavorare per l'alleanza o per il cambiamento, ma bisogna rispettare, bisogna cominciare a entrare nella logica di rispettare gli aspetti tecnici, perché è come se questa domanda mi venisse fatta su una su un'operazione al seno, cioè uno ha un carcinoma al seno e mi viene chiesto: ma che libertà ha il chirurgo di operare come vuole? I protocolli per operare, per curare un tumore al seno sono molto rigidi e li usano in tutto il mondo uguali. Ecco, quindi noi dobbiamo anche avere il coraggio nel nostro mondo psico di metterci questa cosa. Dopodiché, quando la paziente è uscita dal disturbo alimentare, è capace di nutrirsi, di smettere di vomitare, ha raggiunto un peso per lei accettabile e non preoccupante clinicamente, poi si possono fare altre parti della terapia molto più personalizzate, ma il pezzo sul sintomo è protocollato. Spero di essermi spiegata. Protocollato, ma allo stesso tempo, quando noi parliamo di trattamenti individualizzati, no? Quando io vi parlavo dei due livelli di intervento dei programmi del CIP, no? Vi dicevo, sono trattamenti comunque individualizzati. Questo perché? Perché c'è una parte centrale del protocollo che effettivamente si può personalizzare, quindi parliamo dei moduli, no? Il modulo dell'immagine corporea, il modulo del perfezionismo e così via. Quindi all'interno comunque del protocollo noi comunque individualizziamo. Certo, è vero che le vostre pazienti sono legatissime a voi. Non è che avete dei rapporti da macchinette con loro. Mi sento di aggiungere, anche rispetto a quello che ho mostrato prima, che io adesso ovviamente ho fatto una formulazione personalizzata, un po' standard, ma in realtà, come ho anche detto, la formulazione viene fatta con le pazienti e con le parole delle pazienti. Quindi diventa una cosa molto personale perché è quello che riportano loro, anche se poi lo possiamo ricollegare a delle caratteristiche cliniche che sono un po' simili, utilizziamo le loro parole e le caratteristiche che portano loro, quindi diventa molto personalizzata. Il fatto di avere uno schema con le loro parole, con i processi che hanno portato loro, le fa sentire anche molto in controllo sul trattamento e questo favorisce, secondo me, anche l'ingaggio nel trattamento. Poi c'è, ditemi voi quando ci dobbiamo fermare. Ancora 5 minuti, poi le domande alle quali non riusciamo a rispondere rispondiamo per email. Esatto, perché ad esempio questa domanda è interessante sulla l'informazione. Ci sono stati dei studi 20 anni fa in cui dopo che si andava a spiegare la bulimia nelle scuole c'era un aumento della bulimia perché le ragazze, come giustamente dice Ilaria, cominciavano e sentivano cosa si poteva fare. E quindi adesso in realtà la prevenzione andrebbe fatta nelle scuole semplicemente guardando le ragazzine impaurite e perfezioniste e ragionando con i genitori. E queste cose ormai si fanno, ad esempio c'è Nutrimente, che è un'associazione milanese che va nelle scuole aiutando le insegnanti a guardare le ragazzine quando cominciano a essere in ansia e che vogliono prendere solo 10 e non possono sbagliare perché sbagliare è un disastro. Sì, quando il paziente sente la necessità di iniziare un processo terapeutico per la bulimia,
quando ad esempio si fidanza e non vuole che il fidanzato si renda conto che va in bagno e vomita, quando incomincia a avere dei danni ai denti, perché è chiaro che l'acido che viene dallo stomaco danneggia i denti alla lunga, quando ci stanno disturbi nell'area sessuale, nell'anoressia, perché ci sono meno ormoni a basso peso, cioè quando ha voglia di ricominciare a vivere. E questo in molte ragazze capita a un certo punto. Prima accade, meglio è per il loro futuro esistenziale e professionale. Ok, qualcuno ci chiede, quando parliamo di risultati nel breve termine, di che tempistiche parliamo? Parliamo di circa 6 mesi di tempo per vedere un cambiamento e poi chiaramente in base alle condizioni di partenza del singolo varia la durata del trattamento. Il protocollo DBT applicato alla bulimia è solo per le pazienti che hanno in concomitanza un disturbo borderline di personalità. Se non c'è, non è opportuno. Allora, Michela Possenti, il percorso formativo per le studentesse di psicologia, spero, Edge cognitivo-comportamentale, mi dispiace, ma si imparano nelle scuole cognitivo-comportamentali, è più facile imparare a fare questo tipo di terapia. Ok. Vabbè, io penso che sia giusto che voi vi prendiate il tempo anche, Rosaria e Martina, di dare una spiegazione anche esaustiva e non rapida. Va bene. Ok, allora vi ringraziamo e vi segnaliamo che nelle prossime ore riceverete un questionario di gradimento per valutare l'evento di oggi e poi vi aspettiamo sabato 6 giugno, vai Sandra, per il prossimo appuntamento con il tema del disturbo d'alimentazione incontrollata. Ok. Grazie molte, grazie a tutti. Buon fine settimana. Grazie. Che o sono usciti dall'ospedale e quindi bisogna stabilizzarli, oppure non ancora pronti all'intervento ospedalieri, oppure in attesa, in una lista d'attesa per interventi ospedalieri. Noi abbiamo nel nostro comitato scientifico l'equipe di Villa Garda, con il dottor Vallegravi e la dottoressa Caruggi, e rappresentano il gruppo italiano che sta facendo la ricerca più avanzata al mondo su questo tipo di disturbi. Nello specifico gli obiettivi che ci poniamo sono perseguiti attraverso dei percorsi individualizzati e flessibili che includono 2 programmi di cura. Un programma ambulatoriale intensivo e un programma ambulatoriale. Si tratta di programmi che vengono realizzati grazie al lavoro sinergico di un'equipe non eclettica formata da psichiatra, psicoterapeuti, psicologi e dietisti. L'accesso al CIP avviene o su invio del paziente stesso, o su invio di un familiare, o su invio di un professionista esterno che decide di avvalersi della nostra collaborazione. Il primo contatto è in una visita psichiatrica, è eseguita una valutazione psicodiagnostica e una restituzione di questo primo pezzo iniziale di percorso che viene fatta sempre con me. Il trattamento psicoterapico prevede l'applicazione della CBT, una terapia individualizzata, ovvero cucita sulle esigenze di ogni singolo paziente, e flessibile, ovvero che prevede l'applicazione di strategie e procedure terapeutiche in maniera sequenziale per affrontare le caratteristiche peculiari della psicopatologia. La CBT utilizza un approccio con il paziente di tipo collaborativo e non coercitivo. È una terapia molto strutturata e limitata nel tempo che può essere somministrata a pazienti sia adulti che adolescenti. In applicazione alla CBT, il trattamento nutrizionale prevede incontri a cadenza settimanale con un dietista.
lo scopo delle visite è quello di concordare in collaborazione con il paziente i passi della settimana. Non si adottano infatti misure prescrittive, ma si lavora sulla cooperazione e sulla condivisione di obiettivi comuni.